Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere a tutte le vostre domande inerenti a YouTube, quindi come faccio i video, con cosa edito e così via. Come al solito mi avete lasciato tantissime domande sia su Instagram che su Facebook e nel caso non mi seguisse su questi social trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Non riuscirò a rispondere a tutte le domande, mi dispiace, alcune però sono molto simili quindi cercherò comunque di soddisfare le vostre curiosità. La prima domanda è di Luca Pietrangelo. Come mai hai deciso di aprire un canale YouTube? C'è qualcuno che ti ha ostacolato in questa scelta? Non mi ha mai ostacolato nessuno e ho deciso di aprire il canale per migliorare me stessa, il rapporto che ho con me e con gli altri. E in questo mi sta veramente aiutando tanto perché mi sento leggermente più sicura di me, soprattutto quando sono in mezzo a persone che non conosco e mi aiuta tantissimo ad esercitarmi a parlare, che può sembrare una cosa banale, ma io ho sempre avuto questa difficoltà perché essendo molto timida ho sempre parlato pochissimo con gli altri in pubblico, quindi condividere le mie passioni, che era un altro dei motivi per cui ho voluto aprire un canale, condividere le mie passioni con qualcuno perché sono sempre stata una persona abbastanza sola con pochi amici. E sentivo a un certo punto della mia vita la necessità di allargare un po' i miei orizzonti, confrontarmi con altre persone e cercare qualcuno con i miei stessi interessi con cui condividere appunto le mie passioni. Melania Queen, che effetto ti fa rivederti nei tuoi primi video? Ho notato che dai primi video sei più sicura di te, sei molto carina, grazie mille, in effetti sono molto più sicura di me, soprattutto rispetto ai primissimi video in cui sono molto impacciata, molto insicura anche del mio aspetto, della mia fisicità davanti alla videocamera, di quello che dico. Ora mi sento sicuramente molto più sicura e io non riguardo mai i miei video proprio per questo, perché mi imbarazza tantissimo. C'è solo un video che ho riguardato più di una volta ed è quello in cui c'è Cersei da piccolo, in cui l'avevamo portato a casa tipo da un paio di giorni e me lo riguardo perché mi piace tantissimo rivedere i miei gatti anche da piccoli, rivivere questi momenti. Probabilmente anche qualche altro vlog ho rivisto, però altri miei video no, mi imbarazza troppo. Ruben Villa, cos'è per te un contenuto di qualità? Ti hanno mai riconosciuta per strada? Grazie mille se risponderai, Ruby. Ciao Ruby. Per me per fare un contenuto di qualità ci si deve impegnare tanto e lavorarci sopra, ci si deve magari informare, documentare, cercare di creare qualche cosa di nuovo, di originale, qualcosa che sia utile o che faccia riflettere gli altri. Se magari non è un contenuto nuovo o chissà quanto originale, ci deve essere secondo me l'impronta di chi lo ha fatto ed è quello che lo distingue poi da tutti gli altri video magari simili. Per quanto riguarda l'essere riconosciuta in giro, sì. Mi fa molto strano dirlo, ma mi è capitato diverse volte, magari mentre giravo in centro in città, al cinema. Una volta una ragazza mi ha fermato durante la fiera dell'elettronica. È stranissimo perché io mi reputo una persona qualunque, quindi vedere qualcuno che non conosco, che invece mi riconosce, mi fa stranissimo, però allo stesso tempo mi fa anche molto piacere. Rossella Anna Savino mi ha lasciato un sacco di commenti con delle domande però molto interessanti che mi avete fatto in tanti, quindi cercherò bene o male di rispondere a più domande possibili. Sto prendendo seriamente in considerazione l'idea di aprire un canale YouTube in cui poter condividere anche io la mia passione per libri, anime, manga, eccetera. Come ti sei trovata tu all'inizio ad utilizzare i vari programmi appositi per creazione video? Li hai trovati difficili da usare? Quale usi tu normalmente? Me lo chiedete sempre in tantissimi. Io ho sempre solo utilizzato iMovie, che è il programma di editing di default per Apple. Ho iniziato ad utilizzarlo appena mi è arrivato il mio primo PC fisso, che è appunto dell'Apple, e era già installato, quindi semplicemente ho cercato di smanettarci, ho cercato delle guide online, vari blog. E andando per tentativi all'inizio editavo video sulle mie creazioni tipo all'uncinetto o il cucito o i video sui gatti, quindi era una cosa del tutto per me, però mi ha aiutato veramente tanto poi con il canale perché mi sono trovata già in un certo senso preparata. E l'unico modo per migliorarsi è
allenarsi, tentare il più possibile. La pratica aiuta a migliorarsi tantissimo, quindi quello che consiglio io è di partire col programma che avete di default sul vostro PC, cercate di capire bene o male come funziona andando per tentativi o cercando delle guide online e eventualmente se è una cosa che vi appassiona, per cui volete investire qualcosa in più, magari informatevi su degli altri programmi da scaricare o gratuitamente o a pagamento, ce ne sono veramente tantissimi, io però non ne conosco perché ho sempre solo utilizzato iMovie. Seconda domanda, quanto tempo minimo al giorno ti occupa in genere la gestione del canale? Tu riesci poi ad incastrare bene anche tutto il resto oppure ti trovi a dover rinunciare a fare qualche altra cosa che ti piace? Non c'è un tempo minimo in realtà perché oltre a filmare, editare, caricare il video, rispondere ai commenti ho comunque tutta la gestione dei vari social legati al canale, banalmente Instagram, la pagina Facebook, Twitter, cerco comunque di rimanere abbastanza attiva a rotazione su questi social per mantenere un po' vivo l'interesse oppure per confrontarmi su qualche cosa che mi è appena accaduta e non posso aspettare di farci un video apposito o semplicemente perché sono generalmente più immediati rispetto al video, posso subito chiedervi qualcosa, confrontarvi, comunicarvi qualcosa inerente al canale o meno, quindi anche tutta la gestione della piccola comunità che si è creata attorno al canale, quindi sì, in realtà rinuncio a tante cose perché appunto il tempo libero che ho lo impiego per il canale, però non è una cosa che mi pesa particolarmente perché è una cosa che mi piace, quindi è un hobby, una mia passione, quindi non mi pesa rinunciare magari a fare altre cose. Rita Rizz, ciao Donatella, io vorrei chiederti come hai iniziato a collaborare ad esempio con Bao? Hai consigli per chi vorrebbe fare collaborazioni simili? Un bacio, un abbraccio anche a te. Allora, io quando voglio collaborare con una casa editrice cerco sul loro sito o online l'email dell'ufficio stampa ed è a quella a cui mando effettivamente un'email in cui presento brevemente il mio canale, di che cosa parla, lascio il link. Se ho già parlato in precedenza di un libro fumetto che hanno pubblicato loro, lascio anche quel link come esempio in modo che possano vedere come parlo dei libri o dei fumetti, se è in linea diciamo con il loro target, con i loro gusti, insomma, penso che sia una cosa molto utile. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, non credo abbia molto senso scrivere a tutte le case editrici. Bisogna fare una selezione in base a quelli che sono i vostri gusti, in base a quello che leggete e in base a quello anche che è il catalogo della casa editrice. Quindi prima di scrivere a qualcuno, informatevi sul loro catalogo, sull'azienda, proponete magari un titolo che pensate possa essere nelle vostre corde. Questo perché è molto più probabile che una casa editrice vi mandi un libro, un fumetto di un genere che già conoscete o che vi piace. Inoltre cercate di essere professionali e di non dare tutto per scontato. Non è dovuto che una casa editrice vi mandi un libro, un fumetto gratis semplicemente perché parlate di libri e fumetti e avete un certo seguito su un blog o su un canale YouTube. Assolutamente, io la vedo come una grandissima opportunità e sono immensamente grata infatti che queste case editrici come ad esempio Bao Publishing mi mandino dei fumetti, credano in me, abbiano fiducia nei miei contenuti tanto da affidarmi alcuni dei loro pampini. Io le vedo veramente come delle opportunità immense di cui sono molto grata. Consiglio anche a voi di prendere veramente queste opportunità seriamente. Allo stesso tempo non abbiate paura di fare magari un commento, una recensione negativa su un libro fumetto che vi è stato mandato gratuitamente, perché la cosa più importante è appunto professionalità, essere il più limpidi possibili sia con la casa editrice che con gli utenti che vi seguono. Eleonora Cito invece chiede: una cosa che adori di YouTube e cosa invece non ti piace? I tuoi migliori ricordi legati a YouTube e i peggiori? Una cosa che adoro tantissimo di YouTube è il poter condividere le proprie passioni, mettersi in gioco, confrontarsi, ma anche allo stesso tempo scoprire cose nuove, perché io grazie a YouTube ho scoperto sia tante persone nuove con cui poi magari ho anche stretto amicizia, sia tante cose effettivamente. Ad esempio come cucire, ho iniziato a cucire grazie a dei tutorial su blog o su YouTube, stessa cosa per quanto riguarda l'uncinetto e l'ocarina, quindi mi ha permesso tantissimo anche di scoprire cose che per me erano totalmente sconosciute. La cosa invece che non mi piace di YouTube è che spesso ci sono delle persone non aperte al confronto o al dialogo, non aperte a cose nuove o
ad accettare il fatto che esistono ed è giusto che ci siano persone che la pensano in maniera totalmente diversa dalla loro e che spesso ci sono delle persone che criticano e giudicano gli altri senza conoscerli semplicemente per sentirsi forse meglio con se stessi o perché non hanno di meglio da fare. Ancora non ho capito questa cosa. Uno dei miei migliori ricordi legati a YouTube probabilmente è stato il primo incontro fatto a Bologna o ogni occasione in cui ho potuto incontrarvi e vedere di persona chi guarda i miei video, chi mi segue, chi mi dà affetto. È sicuramente una delle cose più belle ed emozionanti per me. Il ricordo peggiore è senza dubbio legato all'ultimo video che ho pubblicato sulla timidezza, perché mi è stato detto di lanciare un messaggio negativo agli altri e è una cosa che mi ha fatto molto male. Mi mette molta agitazione a parlarne perché è brutto quando qualcuno che non ti conosce ti giudica su una cosa personale. In quell'occasione ho anche avuto un attacco di panico e ho pensato seriamente di chiudere il canale perché mi sono sentita malissimo, mi sono sentita molto sola perché nonostante io sia convinta di non aver fatto nulla di male nell'aver parlato della mia esperienza personale, per quanto io sappia che nessuno all'infuori di me può sapere come io mi sono sentita in questi anni, che cosa mi ha impedito di fare la mia timidezza. Probabilmente sono io la prima ad aver sbagliato in questa situazione perché mi aspettavo da parte di alcuni miei iscritti o da parte di alcuni dei miei amici appunto di essere sostenuta. Non ho mai preteso di essere difesa a spada tratta, volevo semplicemente appoggio e sostegno, visto che i video sulla timidezza sono quelli che più mi piacciono, che hanno un riscontro positivo, che innescano un confronto fra me e voi, in tantissimi, ma veramente in tanti, mi scrivete continuamente sulla pagina, mi mandate email in cui mi dite che vi è servito uno dei tanti video, che vi ha fatto riflettere o che vi ha fatto sentire meno soli, quindi in quel frangente, quando mi si toccava così, su un punto vivo, così personale, mi aspettavo che qualcuno dicesse qualche cosa e probabilmente ho sbagliato io ad aspettarmi questo, quindi è stata un'esperienza negativa, però allo stesso tempo mi ha aperto gli occhi sul fatto che devo essere più forte perché sono da sola e non mi devo lasciare abbattere così facilmente, devo fare meno affidamento sugli altri e purtroppo mi ha fatto capire anche che non valgo così tanto come pensavo di valere, non sono abbastanza importante per certe persone. È stato brutto, però si va avanti. Nocturnal Blaze, sarei curiosa di sapere qualche dietro le quinte. Come organizzi la programmazione del canale? Come ti sistemi prima di registrare? Se hai una routine dedicata a YouTube? Allora, la programmazione del canale, non so se ve ne siete mai accorti, ma io pubblico generalmente il martedì e il venerdì. Questo perché sono i miei due giorni preferiti della settimana. Lo sono sempre stati fin dalle medie probabilmente, quindi mi sembrava carino fare due video a settimana. Prima di registrare ovviamente mi trucco, cerco di rendermi presentabile, i miei capelli non hanno un senso perché erano ondulati qualche giorno fa e quindi adesso hanno una piega strana, cerco di vestirmi almeno dal busto in su per rendermi presentabile, sistemo un po' i cuscini qua sul letto, mi siedo e pongo la videocamera proprio dove c'è la finestra in modo che ci sia più luce possibile verso di me. Per quanto riguarda la registrazione filmo sempre il martedì mattina e il sabato mattina, che sono le due mezze giornate libere che ho a disposizione, quindi anche volendo faccio fatica ad incastrare diversamente. E così mi creo proprio una sorta di scaletta della settimana, che mi è molto comoda perché mi piace essere organizzata e avere metodo in quello che faccio, quindi mi è molto comodo organizzare in questa maniera il lavoro. Ovviamente può capitare degli imprevisti, visto che sono le uniche due mezze giornate libere, a volte devo fare necessariamente altre cose, quindi capita che in uno di questi giorni non filmo, il giorno successivo però filmo due video invece che uno. Oppure quando proprio sono in crisi e arriva qualcosa di inaspettato, filmo nella mia pausa pranzo.
Scalz, ciao Domani, ciao Matteo. Qual è un aspetto che apprezzi di BookTube Italia e qual è quello che non ti piace? Per quanto riguarda i video, ti prepari una sorta di canovaccio delle idee guida da seguire mentre registri? Come riesci a organizzarti fra lavoro e impegni vari per riuscire a portare 2 video alla settimana? Io non ce la faccio e ho solo la scuola come impegno principale. Svelami il tuo segreto. Piccolissima premessa prima di risponderti: io personalmente non mi sento una BookTuber. Nonostante io parli anche di libri e fumetti, non mi sento tale e non mi sento di appartenere alla comunità di BookTube, semplicemente. Io odio le etichette, odio essere definita e messa in una categoria singola. Io sono un po' di tutto, quindi non mi piace la restrizione BookTuber e non mi sento tale per questo motivo. Detto questo, una cosa che mi piace tantissimo è il confronto. Mi piace molto guardare video su libri e fumetti che ho letto anche io per potermi confrontare con questa persona, scoprirli da un punto di vista diverso, vederli snocciolati in maniera diversa, porre magari l'accento su cose a cui avevo badato poco io o su cui non avevo fatto particolarmente attenzione. Inoltre, io sono una persona molto curiosa, quindi mi piace scoprire cosa leggono gli altri, che cosa ne pensano e soprattutto in questo modo ho l'opportunità di scoprire autori e titoli nuovi che diversamente non avrei mai scoperto. Una cosa invece che non mi piace è che spesso manca un vero e proprio confronto, un dialogo, soprattutto fra persone che la pensano in maniera differente. Invece che magari ragionare insieme sui motivi per cui un libro o fumetto è piaciuto o non è piaciuto, si tende a voler far prevalere la propria opinione su quella degli altri e ci si sente offesi in prima persona quando qualcuno giudica o critica negativamente un libro che magari a noi è piaciuto tantissimo. Quanto riguarda il prepararsi, che cosa dire, quando parlo ad esempio delle letture, generalmente mi segno solo i titoli. E è una grandissima pecca, purtroppo, perché spesso mi dimentico di dire delle cose importanti, però non ho tantissimo tempo per prepararmi di volta in volta a quello che dico. Quando invece parlo di esperienze mie personali, cerco di fare un po' un riassunto, o anche quando faccio le recensioni, cerco di buttare sempre giù qualcosa di scritto, perché voglio essere il più precisa possibile in quello che dico. Nelle recensioni ci tengo particolarmente. Quando voglio registrare un video in cui vi consiglio dei libri, fumetti, anime e così via, oppure quando voglio parlarvi in particolare di un'esperienza mia personale, cerco sempre di buttare giù qualche cosa che abbia senso, cerco di documentarmi, di informarmi, se sono stati fatti già dei video simili, per non ripetermi e soprattutto per dare un contributo mio, qualche cosa in più, perché non ha senso consigliarvi delle cose che hanno consigliato tantissime persone nello stesso modo. Cerco di mettere sempre molto di mio nei video che faccio. Queste erano quindi le mie risposte alle vostre domande. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne avete altre, se avete qualche altra curiosità. Io sono qua a vostra disposizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!